Aggiungi Contatto, il podcast di ADN Kronos che racconta ogni mattina chi è il personaggio del giorno. Buongiorno a tutti e a ciascuno da Gianandrea Carreri. Oggi è lunedì 18 dicembre e il contatto che suggeriamo di aggiungere è Giovanni Ferrero. Avverto un leggero languorino. Ci fermiamo per prendere qualcosa. Non saprei che cosa, Ambrogio. La mia non è proprio fame, è più voglia di qualcosa di buono. Sui leggeri languorini si può costruire una fortuna ed è quello che ha fatto la famiglia Ferrero. Con un patrimonio di 39,1 miliardi di dollari, Giovanni Ferrero è l'uomo più ricco d'Italia, al quinto posto in Europa e al 32esimo nel mondo. Una tradizione di famiglia, e nell'azienda di famiglia Giovanni Ferrero fa il suo dovere e deve farlo bene, visti i risultati. Ma la sua grande passione è la scrittura, 7 i romanzi pubblicati, che però gli rendono molto ma molto di meno. Giovanni Ferrero è nato sotto il segno della Vergine 59 anni fa, sposato, 2 figli, è erede e prosecutore di una dinastia giovane ma che ha un regno e persino una capitale. A iniziare tutto fu il nonno di Giovanni, Pietro Ferrero, piemontese di Farigliano, classe 1898. Uno con le mani in pasta e infatti apre una pasticceria a Torino. Ma va male e lui passa oltre e nel 1942 apre un laboratorio ad Alba. Alba, in quel triangolo tra Cuneo, Asti e Alessandria, dove la nocciola era padrona e costava poco, certo meno del cacao. La Seconda Guerra Mondiale imperversa, c'è più fame che cibo. Lui comincia a cercare il modo di usare le nocciole al meglio. È solo l'inizio di una strada che porterà nel 1964 alla nascita della Nutella. Barattoli e bicchieri pieni d'oro per l'azienda Ferrero, costituita ufficialmente nel 1946. Dopo Pietro, che muore nel 1949, la conduzione dell'azienda passa al figlio Michele, classe 1925, che nell'attività di famiglia ci è cresciuto. Il prodotto di punta è una pasta di cioccolato e nocciole spalmabile, si chiama Gianduiot. L'azienda apre uno stabilimento in Germania, si punta all'estero, serve una formula più efficace e un nome più facile. Nasce la Nutella, marchio registrato e formula segreta, come la Coca-Cola. Michele Ferrero rende Alba capitale dei dolcetti, un diminutivo che non diminuisce nulla perché i dolcetti di Michele fanno il giro del mondo. E lui a inventare la linea Kinder, i Mon Cheri, i Ferrero Rocher, le Tic Tac e a portarli praticamente in tutta Europa e poi fuori, dall'Australia all'Ecuador. Un regno che si allargherà sempre di più, come i mercati raggiunti, le quote conquistate e gli impianti produttivi aperti. Sempre con Alba al centro, con un welfare autonomo attraverso la Fondazione Ferrero, la cui azione va ben oltre il perimetro aziendale. Michele Ferrero, presidente fino all'ultimo, se ne va nel 2015, ma già da un bel po' con le braccia fino al gomito nella Nutella ci sono i 2 figli, il maggiore, Pietro, come il nonno, e Giovanni, il minore, di 1 anno. Come il padre, anche loro sono cresciuti in azienda, ma soprattutto per l'azienda, nel senso che entrambi hanno fatto studi utili per l'impresa di famiglia, laurea in biologia a Torino per Pietro, marketing in America per Giovanni, poi vari ruoli in azienda e dal 1997 amministratori delegati della società. La Ferrero ormai è un colosso, Pietro pedala al vertice dell'azienda e anche in bici, la sua grande passione, che sembra essergli stata fatale. A 47 anni, nell'aprile del 2011, viene stroncato da un infarto mentre si allena in bicicletta a Camps Bay, elegante e ricco sobborgo di Città del Capo, in Sudafrica. Il fratello minore, Giovanni, resta solo alla guida della Ferrero. Con l'azienda eredita anche il titolo, da riconquistare ogni anno, di uomo più ricco d'Italia, ininterrottamente in famiglia dal 2008, secondo la classifica di Forbes. Intanto Giovanni ha realizzato 7 dolcetti, tutti suoi, da mangiare con gli occhi, ma non con la bocca, 7 romanzi, editi fra il 1999, Stelle di Tenebre, e il 2021, Blu di Prussia e Rosso Purpura. L'ultimo,
pubblicato da Savani, è un thriller internazionale in salsa vaticana, con un dipinto che ritrae la cupola di San Pietro in rovina e il rapimento di un candidato al soglio di Pietro, un cardinale ivoriano intenzionato a introdurre epocali cambiamenti nel mondo cattolico. Inchiostro e Nutella. Aggiungi contatto, il podcast di ADN Cronos che racconta ogni mattina chi è il personaggio del giorno. Seguici su tutte le app e piattaforme podcast. Iscriviti al canale, abilita le funzioni Segui e Notifica per trovarci più rapidamente e lascia una recensione. Altre notizie, ultim'ora e approfondimenti su adncronos.com.